Amici, benvenuti in un nuovo video super speciale, una nuova serie di video. Infatti oggi per la prima volta assisterò a un'operazione di demolizione di una abitazione, di una villetta a due piani di circa 200 metri quadri. Vedremo quindi in azione un escavatore con una pinza. I numeri sono impressionanti perché l'escavatore è da 244 quintali, quindi 24 tonnellate e mezzo, e la pinza che va a demolire la casa pesa ben 1,8 tonnellate, quindi insomma ci sono tutti i pesi per fare un ottimo lavoro. Alla guida dell'escavatore vedremo Roberto, che fa questo lavoro da oltre 30 anni, una persona di provata esperienza, che mi ha un attimo raccontato quali sono le criticità di una delle operazioni edili più delicate, più pericolose potenzialmente, che è proprio l'ambito della demolizione. Andremo a vedere che non è così banale demolire una casa, un'abitazione, una struttura commerciale, qualunque cosa. Ci sono delle accortezze strutturali da rispettare, dei materiali da separare, che in questo caso mi ha spiegato sono ferro, plastica e legno, per ovviamente rispettare tutte le rigidissime, giustamente, normative ecologiche riguardanti lo smaltimento. È un'operazione lunga e complessa che richiede parecchia esperienza e soprattutto il giusto apparato, il giusto motore, che in questo caso è uno splendido Hitachi 240. E adesso possiamo iniziare a osservare l'opera di demolizione, ma prima di tutto la sicurezza. Uno dei principali nemici del demolitore è la polvere. Infatti la polvere chiaramente è molto presente in questa costruzione, come in tutte, ma in particolar modo in questa che mi ha spiegato Roberto, che è fatta principalmente di tufo, che causa una grande produzione di polvere. Chiaramente l'attenzione deve essere massima da parte dell'operatore e quindi bisogna avere dei tempi tecnici in cui la motopompa faccia il suo lavoro di impregnare di acqua tutta la struttura per limitare chiaramente i disagi alle unità abitative intorno e non far arrivare la polvere, appunto. Stiamo osservando ora un momento particolarmente delicato, che è quello in cui Roberto, con il suo fidato escavatore, sta buttando giù la parte centrale del tetto. Il tetto è tutto composto da dei pilastri di cemento armato
in cui chiaramente all'interno passano degli robusti fasci di ferro. Quelli sono particolarmente rognosi, mi spiegava Roberto, perché se non vengono prima pinzati forte e tagliati, quando si porta via tutta la trave si rischia di trainare giù rovinosamente tutto il tetto ed è estremamente pericoloso, chiaramente. Ecco infatti che Roberto li rimuove piano piano, uno a uno. Che cosa sta succedendo all'escavatore? Succede che sta letteralmente salendo, vedete, sta letteralmente salendo sul cumulo di vecchi calcinacci oramai buttati giù, li sta schiacciando, perché mi ha spiegato Roberto che l'obiettivo è far collassare la casa su se stessa. Quindi prima viene erosa la parte centrale per poi far buttare all'interno la parte esterna. Io pensavo che la casa venisse attaccata da diversi lati, invece mi sbagliavo, in quanto Roberto segue un unico percorso, prende un lato della casa e inizia a buttarla giù, sempre proseguendo su quel lato, da quel verso. Anche perché, riflettendoci a posteriori, sul lato opposto ci sta montata una gru, quindi quel lato sarebbe inutilizzabile chiaramente. E più ci avviciniamo anche, comunque sia, magari alla gru, più dobbiamo stare attenti, perché basta una sola manovra sbagliata da parte dell'escavatorista che si potrebbero causare seri danni. Quindi è un'operazione veramente, veramente delicata. Fa comunque impressione pensare che una casa così sarà stata costruita chiaramente in diversi mesi e poi alla fine viene buttata giù in appena 12 ore di lavoro. Amici, per oggi è tutto, Roberto giustamente si prende una pausa, ci rivediamo domani mattina. Bene amici, secondo e ultimo giorno di lavoro, non ci vorrà assolutamente tutta la giornata, direi tra un'ora la casa sarà completamente demolita. È uno dei momenti più delicati, infatti vi sto mostrando adesso in sovraimpressione con il drone il momento in cui arriviamo all'ultima parte del tetto e l'escavatore, guidato da Roberto, letteralmente come una mano trascina la casa verso l'interno per motivi di sicurezza, ma anche per crearsi il pavimento su cui lui sta avanzando sempre di più. Come vi dicevo ieri, la casa deve essere fatta collassare verso l'interno, implodere verso l'interno per motivi chiaramente di sicurezza, ma anche per motivi pratici. Più il cumulo sarà, diciamo, unito, più poi sarà facile separare gli ultimi scarti, diciamo, di ferro, plastica e legno che vi dicevo. Il tetto quindi è stato completamente infine rimosso e l'escavatore procede senza sosta verso le ultime parti, l'ultima parte del secondo piano e del primo piano.